Grande Fratello, triangolo amoroso nella casa, ecco i dettagli. Nuovo triangolo amoroso nella casa. All'interno della casa del Grande Fratello si è creato un triangolo amoroso che sta facendo impazzire il gossip. I protagonisti sono Martina Nassoni, Valentina Vignali e Daniele Dal Moro. Ieri pomeriggio Francesca De André ha riportato alle dirette interessate i dubbi nati in alcuni ragazzi riguardo la situazione. Valentina ha perso le staffe, dal momento che ha un fidanzato al di fuori del reality. In effetti lei e Daniele hanno un rapporto molto stretto e una bella complicità che sembra andare oltre l'amicizia. Per esempio, appena Martina si allontana dal giovane, l'altra non perse occasione di avvicinarsi. Bisognerebbe stare attenti per non peccare di ambiguità. Quando Martina si alza dal letto, Valentina prende subito il suo posto per coccolare Daniele. Crea sempre l'occasione per passare del tempo con lui e la cosa non è passata inosservata agli altri. Come se non bastasse c'è stato un bacio che sta facendo tuttora discutere sia all'interno che all'esterno della casa. Era inevitabile che ci sarebbe stato uno sfogo di Martina. In quell'istante ha trovato un supporto in Francesca. Ha criticato l'atteggiamento della cestista, dal momento che è fidanzata. Non sopporta la sua invadenza. La reputa una persona arrogante, incurante delle conseguenze dei suoi gesti. Tuttavia ha parlato anche con Daniele, il quale l'ha rassicurata dicendo che non c'è nessun triangolo amoroso. Tutto questo è arrivato all'orecchio di Valentina che ha mostrato il suo disappunto con rabbia, ma poi le lacrime hanno avuto il sopravvento. Mi dispiace che gli altri abbiano pensato male di me. Le due donne non si contendono lo stesso uomo. Anche Daniele nel confessionale ha specificato che non c'è nulla di quanto ipotizzato. Non essendo abituato a ricevere dimostrazioni d'affetto, tende a legarsi subito. Ha sottolineato, per l'ennesima volta, che tra loro c'è solo amicizia.